Buon pomeriggio e ben ritrovato al pubblico di Pronto Dottore. Oggi torniamo a parlare, a grande richiesta tra l'altro, di calvizie, di caduta dei capelli, ma parliamo anche di trapianto dei capelli. E in studio con me abbiamo il dottor Roberto Dovidio, tricologo. Ricorderete, venerdì è stato ospite dell'ultima puntata prima della pausa natalizia di Pronto Dottore. E poi abbiamo anche il professor Michele Roberto, chirurgo specialista in trapianto dei capelli, docente dell'Università degli Studi di Bari. Li saluto naturalmente entrambi, vi do il ben arrivati e grazie per aver accettato al dottor Dovidio questo secondo invito e al dottor Roberto, al professor Roberto, questo primo invito a Pronto Dottore. Allora, 800 098 729 il numero verde gratuito a cui potete chiamare. So che ci sono già delle telefonate. Vorrei chiedere, innanzitutto sono andata un po' a documentarmi, è vero, dottor Dovidio, che esiste e che esisterà tra poco, insomma in arrivo, una cura definitiva della caduta dei capelli con le cellule staminali che sembrano essere la soluzione di tutti i mali? Sto avendo questa richiesta e questa domanda da diverso tempo da parte di molti miei pazienti. Le cellule staminali sono una risorsa sicuramente per moltissime patologie, soprattutto nervose, forse cardiologiche, eccetera. Comunque, per quanto riguarda la calvizie, è stata documentata la possibilità che queste cellule staminali di origine mesenchimale, cioè non sono quelle non sono i cheratinociti, possono indurre crescita di capelli, di peli, per una volta impiantate in vivo anche nell'uomo, è stato fatto prima sugli animali, poi anche nell'uomo, però devo dire che il risultato estetico per adesso non è convincente. Cioè effettivamente c'è induzione di crescita, ma non è una crescita ordinata. Un po' come succedeva all'inizio quando si facevano male i trapianti dei capelli. Quindi questo lascia ben sperare che tra qualche anno magari... È stata documentata sicuramente la possibilità di indurre crescita di un pelo, ma un pelo ancora adesso anarchico, quindi bisogna educarlo a crescere nella maniera corretta. Quindi come prospettiva senz'altro è buona, ma non a brevissima scadenza. Perfetto, intanto abbiamo una telefonata, la prendiamo. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, io sono la signora Anna e chiamo da Bari. Volevo rivolgere una domanda al dottor Dovidio. Sì. Ecco, mia figlia di 23 anni, sin dall'età di 10 anni, presentava dei segni di diradamento al centro del capo, un po' ai lati, quindi aveva una struttura disomogenea, un po' i capelli erano sottili. E dal 2003 però il dermatologo le ha prescritto una lozione a base di minoxidil, un 2,5. Però da 2 anni le è stato diagnosticato una ileite di Crohn fibrostenosante, quindi presentando così una alopecia di tipo mista, insomma, come si suol dire in gergo. Voglio chiedere se può proseguire con il minoxidil oppure ricorrere, su parere appunto del medico, all'applicazione sul capo del cortisone, mi ha detto dello 0,1%, e volevo sapere appunto, dottor Dovidio, se l'applicazione del cortisone per uso topico comporta dei rischi, se sì quali, e eventualmente se si possono trarre dei benefici. Grazie. Grazie a lei. Domanda molto puntuale, domanda molto complessa, ci potremmo fare un trattato. Perché probabilmente, come ho capito, mi sembra che da 10 anni è comparso un diradamento centrale di tipo femminile nel ragazzo. E in effetti un'alopecia androgenetica precoce, sia nei maschi che nelle ragazze, può comparire dopo la pubertà o addirittura all'inizio della pubertà, 10-14 anni, con un diradamento centrale che risponde in genere al minoxidil. I trattamenti per via sistemica a questa età di solito non si fanno. Bene, poi si è complicato, mi è parso di capire, con un problema intestinale piuttosto serio. Questo può aver provocato successivamente anche, oltre a un diradamento centrale, un diradamento diffuso del capillizio, un telogen effluvium cronico, che si tratta come prima scelta con i cortisonici possibilmente topici, locali, che effettivamente riescono nel loro compito di bloccare la caduta e anche di ispessire il capello in ricrescita. Ma hanno degli effetti collaterali a livello topico, dipende che tipo di cortisonico si utilizza, secondo con quale frequenza, per quanto tempo si utilizza.
ovviamente. Certo, perché insomma non si può fare una cura del genere a vita. Telogen effluvium cronico può essere, il trattamento cortisonico topico può essere protratto due volte alla settimana anche per anni senza problemi. Ecco. Al massimo si rischiano follicoliti, infiammazioni locali, insomma, un acne insomma, del cuoio capelluto. Ci sono delle tecniche, dei trucchetti anche per evitarlo, questo tipo di problemi. Comunque per il telogen effluvium, per la gruta diffusa cronica, soprattutto se c'è una base infiammatoria, cortisonici topici sono senz'altro la prima scelta. Perfetto. Scegliendo anche un cortisonico che permetta la somministrazione più sicura e più tranquilla, quindi con minore assorbimento in circolo, ovviamente. Bene, chiarissimo. Professor Roberto, quando c'è l'indicazione al trapianto e quando invece questo è sconsigliato? In quali casi? Indicazione al trapianto, ridicamente devo dire, quando lui non può fare più niente, allora il paziente me lo prendo io, scherzavo. Certo. Voglio dire, quando il paziente viene con questa richiesta e quando il paziente ha già una calvizie più che un diradamento, quando ha un'età che è superiore almeno ai 25-30 anni e quando soprattutto, per esempio, non è un sesso femminile. Il sesso femminile, il trapianto nelle donne è molto difficile. Quelle poche volte che l'ho fatto ho sempre chiesto a Roberto che cosa ne pensasse, perché il tricologo è importante, le donne sono molto più complesse. Ma ci sono varie forme di calvizie per cui a volte è consigliato, altre volte invece è allora, quasi noi inutile, diciamo. Operiamo così. Prevalentemente, cioè la chirurgia della calvizie va molto bene nei casi di calvizie androgenetica, quella che si ha in un maschio con l'età per la perdita di capelli, per tutte le cause che noi che conosciamo, la classica calvizie androgenica, tutte le calvizie di origine patologica, le alopecia areata o tante altre, non vanno bene con questa terapia qua, non va bene, ma soprattutto è il tricologo come lui che deve valutarle volta per volta. Io e mi limito alla calvizie, cioè, androgenetica. Eh sì, perché ci sono stati senz'altro, ho visto diversi casi di diagnosi sbagliate. Devo dire anche, pur operando correttamente il chirurgo, che nel dubbio ha fatto vedere a uno specialista il paziente prima di intervenire, purtroppo devo dire, veramente mi dispiace, la tricologia è una branca della dermatologia pochissimo studiata. È vero. Perché il paziente tricologico, diciamo, in verità ha bisogno non di un solo specialista, avrebbe bisogno contemporaneamente di uno specialista che abbia nozioni di endocrinologia, immunologia, oltre che dermatologia e psichiatria anche parecchie volte. Ecco, quindi effettivamente è difficile trovarsi di fronte a uno specialista preparato su tutti questi fronti. Quindi in effetti siamo in pochi a occuparci di tricologia. Quindi una materia insomma decisamente anche ostica. Anche se ci stiamo... Anche se stiamo facendo di tutto per trasmettere un po' di informazioni. Infatti, io di tricologia ne capisco poco, lui di chirurgia ne capisce poco, nel senso che nello specifico tra il tricologo e il tricochirurgo, facciamo queste due distinzioni, non c'è conflittualità, anzi c'è un interesse comune a trattare certo, il paziente. Che è quello. Tutti i miei pazienti, poco poco, hanno un sospetto, passano dal tricologo, sempre. Ma è evidente, perché sennò il risultato non si ottiene. Assolutamente. Certo. Anzi, può essere controproducente. Esattamente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Anche a voi auguri. Grazie, altrettanto. Sì. Niente, vorrei fare una semplice domanda. È da molti anni che soffro di questa calvizie. E niente, vorrei sapere questi prodotti che Ricapil o tutti gli altri così in genere, quanto può, arrestare? Cioè aiutare uno a fare la ricrescita, nel senso che vorrei dire che uno non può affrontare la spesa di fare un trapianto, cioè che prodotto usare? Ma devo dire che se facciamo bene i conti, alla fine con prodotti tipo Ricapil eccetera il trapianto uno se lo paga perché trattandosi di prodotti comunque cosmetici che vanno fatti e che però possono contenere dei principi attivi validi, ad esempio l'aminexil che è contenuto nel Ricapil è contenuto in tanti altri prodotti che tutti conoscete. Aminexil è il principio attivo contenuto nei prodotti cosmetici e deriva dal minoxidil, quindi ha una sua efficacia sicuramente, l'ho vista, l'ho verificata anch'io. Però fate i conti, il trapianto in effetti alla fine quanto può costare?
adesso ce lo dice adesso lui, ce lo facciamo dire poi passiamo l'informazione alla fine. No, no, ma è giusto, perché quello che vorrei sapere è, per esempio, se al trapianto arriva chi è proprio disperato, anche perché molti possono essere anche spaventati dal trapianto, cioè l'idea di affrontare la chirurgia può, come dire, fare un po' da, cioè inibire in qualche modo la scelta, quindi mi chiedevo, insomma, se il costo potesse essere un aggravante. Faccio un passo indietro. Quando parlavate di ricapillo crescino o tante altre cose, c'è da dire che è anche la pubblicità ingannevole che in questi casi. Cioè non si può fare la pubblicità alla crescina, diciamolo, per conto Ronaldinho, che è cresciuto, che, a cui gli sono cresciuti i capelli con la crescina. Ma è un falso ben documentato, o no? Era Ronaldo. Ronaldo, sì, vabbè, cioè, no, comunque è dire, stata condannata per pubblicità. È stata condannata, sì, ma sono anni che va avanti con questa storia. Certo. Ora, spendendo quello che uno fa, è evidente che fa il trapianto, perché il trapianto lo fai una volta, questo è importante dirlo, e i capelli rimangono per tutta la vita, non cadono, mentre il trattamento lo devi fare sempre continuatamente. Non parliamo poi dei centri tricologici, su questo, non dermatologici. Su questo no, è importante sapere, insomma, il trapianto si fa una volta e poi non si fa più, cioè non ci sono dei richiami. Tranne una percentuale, come in tutta la chirurgia, minima, la percentuale è molto variabile, credo che sia intorno all'1%, che ne pensi? L'1% o forse il 2% in cui i capelli in realtà col tempo cadono. E non attecchiscono. Quindi, ecco. Beh, e questo dopo quanto tempo si valuta? O mesi, diciamo, o pochi anni, anche pochi mesi o pochi anni, però è una percentuale, in tutta la chirurgia c'è un minimo di... E credo che, insomma, la percentuale sia molto bassa rispetto al resto. Dico che la maggior parte, intorno al 5% dei tuoi colleghi, valuta la mancanza di risultato. C'è anche da dire questo, però: fare un trapianto in età troppo precoce, perciò giustamente si diceva prima aspettate un pochettino, perché se uno fa un trapianto a 21 anni e la calvizie è ancora in fase molto evolutiva, certo, galoppante, certo, c'è il rischio che dopo il trapianto, l'anno dopo, se ne dovrebbe fare un altro. Quindi si deve conviene stabilizzare il problema, anche con terapie mediche, sia ben chiaro, perché non necessariamente si deve attribuire alla terapia medica anche il recupero di quello che si è perso, ma quantomeno si può cercare di stabilizzare il problema in modo da poter proporre il trapianto una volta stabilizzato. Infatti, quello che vuol dire, il soggetto giovane o molto giovane, meno di 25-30 anni, va mandato dal tricologo, lo deve fare il tricologo. Quello che dicevamo prima, insomma, ecco, questi sono i casi in cui si sconsiglia momentaneamente fino, diciamo, ad una stabilizzazione di questa caduta. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo qui sempre a Pronto Dottore. Rieccoci in studio a Pronto Dottore, oggi stiamo parlando qui di calvizie, di caduta dei capelli, ma anche di trapianto. Io sono qui con due specialisti, il dottor Roberto Dovidio e con il professor Michele Roberto. Allora, intanto abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito e vediamo di chi si tratta. Pronto, con chi parlo? Buonasera, chiamo da Bari. Per piacere vorrei sapere da professor Dovidio se le fiali di tricostimolina sono adatte nell'alopecia androgenetica. Grazie, domanda secca. Un cosmetico non va bene per trattare una cosa che è al limite della patologia. Purtroppo spero che non sia stata prescritta da un dermatologo, perché vuol dire che se la diagnosi l'ha fatta lui ed è corretta, trattare con cosmetici l'alopecia androgenetica non è molto serio, con l'eccezione di quei prodotti che derivano dal minoxidil, perfetto, di cui è documentata l'efficacia. E con invece prodotti naturali, che siamo sulla stessa lunghezza d'onda? Prodotti naturali, quelli che hanno sperimentato di più sono i cinesi. E i cinesi, ho sentito parlare anche di caffè. La caffeina, sì, in vitro funziona anche la caffeina, il problema è che in vitro non è detto che funzioni come in vivo. Ad esempio, tanti farmaci o sostanze che in vitro funzionano, tipo gli eparinoidi e l'eparina, in vivo fanno cadere i capelli, perché c'è un metabolismo tutto particolare. Quindi, come al solito, in tante branche della medicina, una cosa è in vitro, una cosa è quello che succede in vivo.
Certo. Comunque, ripeto, trattamenti cosmetici di patologie o fenomeni che si avvicinano alla patologia, come l'alopecia androgenetica, perché nell'alopecia androgenetica in più della metà dei casi c'è comunque un'infiammazione, piccola, una microflogo se si dice, ma c'è, quindi è da trattare con perlomeno tre quarti di trattamento e con i farmaci. Perfetto, chiarissimo. Invece parliamo di un'altra forma di alopecia. Abbiamo parlato qualche giorno fa di alopecia areata, androgenetica, poi c'è l'alopecia cicatriziale. Ecco, in questa forma il trapianto è consigliato, diciamo, cioè diciamo, come la chirurgia viene in aiuto di questa forma? Forse possiamo distinguere le alopecie cicatriziali in due categorie, quelle patologiche, ovviamente di competenza del tricologo, chiamiamole patologiche di diagnosi un po' particolare, ne parliamo dopo, e mentre le alopecie cicatriziali da cicatrici, ustioni o da interventi o da, intende dire questo? Sì. Sì, questo è un altro campo insieme alle alopecie androgenetiche in cui si può fare il trapianto. L'unica cosa è che rispetto, mentre l'attecchimento dei bulbi, l'intervento si fa prendendo i bulbi dalla nuca e poi portandoli nella sede calva, come più ormai sanno tutti, mentre l'attecchimento è di oltre il 90% nei casi di alopecia androgenetica, in quella cicatriziale la percentuale scende al 60-70%. Ah, il ecco, tessuto quindi, cioè, è più sclerotico, è più sottile, non ha gli strati dell'epidermide, derma, sottocute ben distribuiti, quindi c'è un attecchimento un po' più basso. Perfetto, abbiamo un'altra telefonata, forse ne abbiamo qualcuna altra anche. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buon pomeriggio. Buonasera, senta. Buon pomeriggio, senta, chiamo da Brindisi, volevo fare una domanda al professor. Sì, mi hanno detto che ci sono delle punturine che si fanno sul cuoio capelluto a collagene. Se sono efficaci o meno per la caduta dei capelli, grazie. Sì, signora? Vabbè, tanto ha detto la domanda. Abbiamo capito. Ok, perfetto. No, io la prima parte non l'avevo, mi è sfuggito. Vagamente mi è sembrato di capire se le infiltrazioni, parlava di iniezioni nel cuoio capelluto, quelli al collagene, con collagene possono essere utili nella caduta dei capelli. Ma assolutamente no. So che qualcuno lo sta propagandando, questo tipo di trattamento. Non c'è nessuna evidenza scientifica, anzi, il collagene nel passato ha provocato anche grossi problemi in attrici famose. Tipo è vero, ricordiamo, sì. Quindi ci può essere una reazione granulomatosa, cioè infiammatoria, se si inietta collagene, se è vero poi che si inietta solo collagene. Altro discorso è l'infiltrazione con estratti placentari, con attivatori biologici, con vitamine, che potrebbero essere anche utili, però sinceramente non mi sento di consigliarle, perché in effetti alla fine il microtrauma dell'iniezione è ancora più dannoso al cuoio capelluto, oltre che essere dannoso. Le uniche infiltrazioni che sono da consigliare sono quelle al limite di cortisone topico intralesionale nei soggetti con alopecia areata in chiazze resistenti ai trattamenti, oppure, come recentemente è stato proposto e come il professor Roberto qui ha qualche esperienza, delle infiltrazioni col plasma arricchito di piastrine, sempre nelle forme di alopecia in chiazze e forse anche in qualche forma di alopecia androgenetica. Invece per quanto riguarda il collagene, no, non può assolutamente essere utile, o comunque non c'è nessuna evidenza, diciamo, scientifica al riguardo. Diciamo che il collagene va bene per il ringiovanimento del volto, o come antirughe, come filler, ma non sicuramente per, certo, la calvizie. Certo, non certo per i capelli. C'è un'altra telefonata? Sì, pronto? Buonasera, auguri a tutti, buon pomeriggio. Buonasera a lei e auguri. Innanzitutto voglio complimentarvi con Antena Sud, che sta svolgendo un servizio veramente molto importante per tutti i cittadini che accedono così a delle informazioni che diversamente non sarebbero potute venire. Grazie. Volevo fare la mia domanda ai due medici in studio, ed è esattamente questa. Io sto soffrendo molto della caduta dei capelli, ho 60 anni, e voglio sinceramente mettere fine a questo stato. È uno stato psicologico che mi ha un po' influenzato il fatto di non avere la mia capigliatura. È possibile poter effettuare il trapianto a Bari e sempre tramite Servizio Sanitario Nazionale o no? Questa è la mia domanda, grazie ancora di tutto. Perfetto, grazie a lei.
E questa è un'informazione importante, quella che ci chiede. Essendo un trattamento estetico come una rinoplastica, un lifting, una blefaroplastica, non è coperto dal servizio sanitario, ma solo in privato. Spero che un domani negli ospedali si possa fare, però anche se si dovesse fare, anche gli ospedali oggi hanno aperto delle liste per la chirurgia estetica, che però è privata, cioè voglio dire, il paziente paga invece che allo studio medico. Quindi al momento diciamo che non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario che non la copre. Speriamo che in un futuro prossimo possa essere riconsiderato questo trapianto. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, volevo fare una domanda al chirurgo. Certo. Io sono un ragazzo di 40 anni e sono un cardiopatico. Volevo sapere se il trapianto può dare controindicazioni per quanto riguarda diciamo, il mio problema. Grazie e auguri. Grazie a lei, auguri a lei. Guardi, l'intervento viene fatto in anestesia locale, quindi non c'è la consedazione semplice, però è evidente che in questi casi è l'anestesista e il cardiologo suo che ci devono dare il beneplacito. Se il cardiologo dice che si può fare, non sappiamo che tipo di patologia c'ha, certo. La cardiopatia c'ha, però se è leggero, se il cardiologo dice che lo si può fare, soprattutto se non prende parina, se non prende tanti dei farmaci simili, credo che si possa, cioè si può o non si può fare, è il suo cardiologo insieme con l'anestesista mio che possono decidere che fare. Perfetto. Professore, ci sono molti uomini che non perdono, ad una certa età, non perdono tutti i capelli, perdono soltanto, non so, la parte, ne perdono una certa quantità, solitamente insomma la tempia e poi la parte superiore, diciamo, la parte superiore del capo. Che cosa può fare la chirurgia? Cioè ci sono dei trapianti parziali che si possono fare? Certo, quando parliamo di trapianto noi non intendiamo necessariamente tutto, no. Il trapianto si può fare, cioè una seduta di autotrapianto riesce a compensare, a riempire proprio con 3.000 o 4.000 capelli una zona che è parziale, che può essere l'attaccatura frontale con le tempie oppure la nuca. Se il paziente è di classe settima, cioè di classe molto avanzata, in cui c'ha solamente la corona, sia alla nuca che alle zone parietali, allora l'intervento non basta un intervento, ma bisognerebbe farne due o forse anche tre. In più sedute? A distanza, in più sedute per riempire tutta la zona, sempre che la zona di donazione sia ricca in maniera tale da poter prelevare i capelli. Perfetto, abbiamo credo un'ultima telefonata perché il tempo a nostra disposizione sta terminando. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Luisa Coppola, chiamo da Taranto. Ci dica. Buonasera anche a voi. Sentite, io ho un problema con mia figlia, nel senso che mia figlia ha 28 anni, giovanissima, e non ha un problema serio di capelli, ma lei è molto allarmata, è un problema che angoscia molto a livello psicologico. Mi ha colpito il dottore quando diceva anche un problema psicologico in effetti, perché lei è addirittura decisa a compiere un intervento di capelli, trapianto, quello che invece poi il vostro medico gli presenta, ha detto che sulle donne non è per niente consigliato. Io però ho girato tantissimi dermatologi a Taranto, ma i prodotti sono sempre quelli, non c'è mai una risoluzione, non c'è una... cioè io veramente brancolo nel buio, non so a chi rivolgermi e non so nemmeno come affrontare questo problema con mia figlia, forse più a livello psicologico, però il problema da portare da un dottore esperto di tricologia è serio, io come madre lo sento molto. E non so che cosa fare. Certo, ma signora, io non ho ben capito. Sua figlia il problema non ce l'ha? Cioè non ha un problema di caduta di capelli? Mia figlia ha un lieve problema. Ha un lieve problema. Ha una scrinilatura molto, diciamo, aperta. Poi ha fatto diverse analisi del capello. Ha visto che è molto sottile sulla cute. Per cui tutte le cure che ha fatto per aumentare il volume, il bulbo, non sono servite a niente. Perfetto. Allora, dottor Dovidio. Sì. Grazie, signora. Bisogna ritenere in effetti che ci sono persone che non hanno un problema, ma se lo fanno, sono i dismorfofobici,
quelli che hanno la sindrome di Munchausen, si dice, cioè vedono un problema quando in effetti non c'è, ma se da quello, dal seguito dell'intervento della signora invece si è visto che il problema comunque c'è. Ora bisogna capire, è un problema di diradamento diffuso, un problema di diradamento localizzato, perché la signora ha detto hanno usato sempre gli stessi prodotti e non ha avuto soluzione. Premesso che in effetti non tutti rispondono alle stesse terapie, certo. C'è chi risponde di più, chi risponde di meno. C'è anche un discorso di diagnosi, perché esiste il telogen effluvium cronico che praticamente qualche volta non è riconosciuto anche dagli specialisti. Il telogen effluvium cronico porta anche un diradamento centrale, ma svuota anche tutti il bordo del capillizio, anche la corona è diradata. Quindi il problema è vedere se è stata fatta questa diagnosi. Se porta la figlia da un endocrinologo, l'endocrinologo conosce solo l'alopecia androgenetica, non conosce queste altre forme di diradamento. Se poi diciamo una parola come alopecia areata incognita, vedremo tanta gente spalancare la bocca anche in ambito specialistico. Esistono forme di alopecia che bisogna vedere se sono state considerate nella diagnosi. Quindi la cosa fondamentale è la diagnosi per poter poi vedere se le terapie standard funzionano. Se non funzionano quelle standard, si va su alternative, si va per gradi, insomma. Certo. Bene, allora grazie al dottor Dovidio, grazie al professor Roberto per essere stati con noi, grazie a tutti i telespettatori. Io vi do come sempre appuntamento a domani alle 15 con Pronto Dottore, non vi svelo l'argomento di cui ci occuperemo domani. Appuntamento alle 15, vi aspetto, grazie. Arrivederci e auguri.